Muy buenos días, model. Oggi parliamo di ipotiroidismo nascosto. Cercheremo più che altro di parlare di alcuni sintomi che tante persone hanno in questi anni di coaching e parlando con le persone, tante donne, anche se dalle analisi risulta avere una tiroide a posto, hanno tutta una serie di sintomi che influenzano tantissimo la qualità della vita, tra cui depressione, caduta dei capelli, stanchezza, infezioni, mani e piedi freddi. Anche se in un ambiente sono dove nessuno ha freddo, questa persona tende ad avere più freddo. Colesterolo alto, quello che tanti non sanno è che l'ipotiroidismo porta a colesterolo alto, inoltre per la stessa causa. Quindi se questo tema ti interessa, c'è una video lezione che ti linko qui in cima per andare a vederla, approfondire questo tema. Obesità, metabolismo lento e disturbo del sonno. Quindi questi sono alcuni sintomi molto comuni. Non sempre vengono trattati come si dovrebbe, perché tante volte se si va dal medico alla fine vengono prescritti antidepressivi, che sono la cosa peggiore perché fanno ingrassare, ok? Quindi viene mal diagnosticata, mal curata e tante volte, anche se si fa una terapia con i farmaci tiroidei, questi sintomi continuano. Commentami qui sotto se è vero, se non è vero, se ti sembra di avere questa condizione, in modo da aiutarmi anche nella produzione poi dei contenuti per fare più informazione che possa aiutare quante più persone possibili. Quindi, se conosci anche qualcuno che è in queste condizioni, condividi questo video. Lascia un like in modo che possa salire nel canale. Allora, cerchiamo di capire intanto ipo, non l'ho detto all'inizio, ipo è una freccia che può essere verso il basso, quindi qualcosa che sta funzionando ipo, verso il basso, meno, ok? Sta funzionando poco. Cerchiamo di capire il problema prima di risolverlo, no? Vedremo come risolvere questo problema, però inizialmente cerchiamo di comprendere il perché accade questo. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. La tiroide è un organo che sta qua. Il TSH, che è un ormone che viene rilasciato dall'ipofisi, stimola la tiroide a sua volta produce T4. Il T4 viene chiamato T4, è un ormone che viene definito inattivo, non determina l'energia, perché si dice che la tiroide è energia A, questa non c'entra, vabbè, siamo capiti. Si dice che la tiroide determina l'energia, ok? Il metabolismo, ed è vero, ma poi vedremo una cosa. Il T4 poi si converte in T3. 4 perché ha 4 atomi di iodio e T3 perché ha 3 atomi di iodio. E attraverso un enzima viene convertito in ormone attivo, ma non sempre viene convertito in ormone attivo. E questo succede sia che si prenda una pastiglia con ormone bioidentico, sia che non si stia assumendo niente. La tiroide inizia, è un organo molto delicato, inizia a funzionare male, inizia a dare tutta una serie di sintomi, perché cerchiamo di capire, questa è la cellula. La cellula produce energia, la produce attraverso i mitocondri producono energia. Senza entrare in cose difficili, questo non è un canale di scienza, ma è per far capire a te cosa sta succedendo. L'ATP quindi si può dire che produce energia. Però che cosa fa il T3? E perché ci sentiamo stanchi se questo processo, se questo organo non funziona bene? Perché il T3 determina la quantità di ossigeno che entra nella cellula. Quindi, in base alla quantità di ossigeno che entra, io potrò avere o non avere una combustione. Sappiamo tutti che un fuoco arde se c'è ossigeno. L'ossigeno è un elemento importantissimo anche nelle persone con metabolismo lento. Hanno poca energia le persone con metabolismo lento, hanno poca energia le persone con ipotiroidismo. Non l'abbiamo detto prima, ipo
che funziona freccia verso il basso, una tiroide pigra, come viene definita. Che cosa fare per far sì che la tiroide funzioni meglio? Bisogna fare, possiamo parlare di integrazione, di tante cose, ma se dovessi prendere un elemento, partirei dall'alimentazione. E noi dobbiamo eliminare quelli che sono dei cibi aggressori. Quali sono i cibi aggressori e perché sono aggressori? Allora, i cibi aggressori sono pane, pasta, farine, riso, mais, zucchero, cereali, dolci, latte, latte altamente insulinergico, succhi di frutta, i succhi, cioè la frutta andrebbe consumata per com'è e non spremuta in succhi, bibite di qualsiasi tipo, zuccherate, cioccolato e patate. Patate con un asterisco perché in realtà è un buon carboidrato, però se in eccesso ci danno un problema e sono definiti cibi aggressori, poi vedremo perché, che tra l'altro notare una cosa, coincidenza vuole che vengano consigliati per un 60-65%. E ci sono tantissime malattie che sono in continuo e costante aumento, al giorno d'oggi ci sono tantissime persone ammalate, e guarda caso per far star bene la tiroide dobbiamo iniziare a fare l'esatto opposto di quello che viene consigliato. Tutti questi cibi vengono definiti aggressori perché? Problema tecnico, scusate. Vengono definiti da posto. Vengono definiti aggressori perché quando noi li mangiamo ci danno un eccesso di glucosio nel sangue. Glucosio nel sangue rilascia, qui abbiamo il pancreas che rilascia insulina. Ok? Qui c'è il pancreas, insulina. Quando succede? Succede con questi alimenti perché mediamente ci sparano la glicemia superiore a 130. Superiore a 130 è diabete. Ci sono alimenti e persone che la arriva tranquillamente a 150, 160, 180, anche senza sapere che è diabete. Sono alimenti aggressori che fanno male. Quindi, e perché fanno male? Ecco, fanno male perché l'insulina non va d'accordo con la tiroide. Se c'è un eccesso di insulina, interferisce con la tiroide. La tiroide lavora male quando c'è un eccesso di insulina. Notare che i diabetici finiscono poi per avere anche problemi di tiroide, perché un eccesso di insulina fa danno alla tiroide. Quindi, step numero uno, facile facile, senza parlare di integrazione, e ne parleremo in qualche altro video, il primo step è la libertà alimentare. La libertà alimentare è una guida molto semplice che ho fatto per le persone, dove vengono tolti tutti quei cibi aggressori o comunque limitati e reintrodotti in piccola parte quando la persona è in forma, e permette di, e si è visto, faccio questo mestiere da 15 anni, si è visto che le persone migliorano tutti questi sintomi a mano che questi cibi aggressori vengono tolti. Quindi le persone iniziano a stare meglio, non hanno più caduta dei capelli, hanno più energia. Tutte le persone che iniziano dicono di avere più energia, risolvono il problema delle infezioni, la temperatura del corpo aumenta, quindi aumenta anche il metabolismo, la termogenesi, il colesterolo va a posto, ovviamente si rimettono in forma, il metabolismo torna a lavorare bene, perché nessuno nasce col metabolismo lento. Il metabolismo è una condizione che si acquisisce nel tempo con una serie di errori che si fanno, e il sonno torna a posto. Quindi, se volete approfondire, c'è la libertà alimentare e io la lascio qui sotto in modo che possiate scaricarla, altrimenti provate a, per un periodo, togliere questi cibi o comunque limitarli tantissimo.
Io consiglio la libertà alimentare, lì c'è scritto tutto. Comunque dovete ridurli ai minimi termini se non eliminarli. Sono alimenti che fanno male. Ma non lo dice Luca, lo dice la letteratura. Ci sono, mettiamo sotto il video per qualsiasi dubbio, tutta la letteratura che supporta quello che dico. Quindi avete un link al sito, c'è tutta la letteratura scientifica, saranno ormai 400 studi che spiegano perché questi alimenti andrebbero limitati. Io sono Luca Veronese, fitness coach, mi occupo di strategie bruciagrassi e studio sopra il metabolismo. In questo canale puoi trovare tanti contenuti sopra al metabolismo lento, al come ritornare in forma. Condividi questo video con persone che possono avere questo tipo di sintomo e questo tipo di problemi e lascia un like se ti è piaciuto in modo che questo video possa arrivare a quante più persone possibili. Ciao!